già ero una specie di dirigente, diciamo, nel senso che avevo fatto la resistenza da ragazzo. Io sono del 1926, sono nato insieme con le leggi speciali del fascismo che hanno sapevano soppresso nel 1926 tutti i partiti politici e elezioni naturalmente ridotte a una sorta di plebiscito, la libera stampa eccetera. Quindi ho vissuto il periodo del fascismo, diciamo, sono stato, ma nella mia scuola, nel mio liceo, diciamo, c'erano dei professori tremendamente fascisti, ma in modo diciamo un po' coperto, vero? C'erano anche dei giovani professori che invece predicavano nascostamente l'antifascismo, e così uno di questi professori, non è merito mio se sono entrato nella resistenza, uno di questi professori mi ha nell'ultimo anno di liceo mi ha messo in contatto con delle organizzazioni che erano le organizzazioni comuniste, perché durante questo periodo che in cui la carissima signora De Gasperi che abbiamo sentito faceva la segretaria al suo papà, in un momento in cui Palmiro Togliatti, che era il segretario del Partito Comunista, aveva superato la questione monarchica, no? I partiti laici, diciamo, il Partito d'Azione, il Partito Socialista, il Partito Repubblicano, erano contro l'accettazione di un governo in presenza della monarchia che aveva la responsabilità di aver chiamato i fascisti al governo. E Palmiro Togliatti fu quello che ruppe questo fronte, diciamo, con gravi difficoltà, diciamo, all'interno stesso del suo partito e all'interno dello schieramento laico. E dunque si era costituito nell'Italia meridionale un governo italiano accettato dagli alleati vincitori, e questo governo da Salerno, come abbiamo sentito, cominciava a prendere le mosse. Nell'Italia settentrionale dove io sono un napoletano, vero, ma un napoletano di Milano, nel senso che mio padre si era emancipato dal suo ricco padre e aveva intrapreso una sua carriera anche nel nord. E dunque, mentre nel sud già c'era un governo italiano, nel nord c'era la Repubblica Sociale Italiana, cioè c'era una specie di fantasma di governo, perché in realtà chi comandava erano i tedeschi, e non solo non i tedeschi in quanto pare, ma i nazisti, ecco. E quindi veniva spontaneo a molti giovani, io non ero di leva in quel momento, ma giovani che erano di leva mi hanno cominciato a costruire le prime brigate partigiane, altre organizzazioni nascevano, e io sono stato tra i fondatori di un'organizzazione che si chiamava Il Fronte della Gioventù, che poi nel dopoguerra questo nome sarà preso proprio dal Movimento Sociale Italiano, ma allora era l'organizzazione unitaria, come ha ricordato Lucio Villari poc'anzi, era l'organizzazione unitaria di tutti i giovani, quali che fossero i loro sentimenti, diciamo. I giovani più colti naturalmente avevano delle appartenenze ideali, diciamo. Io appunto mi sentivo comunista, c'erano i socialisti, c'erano i repubblicani, ma i più giovani non avevano particolari accenti politici, e quindi si costituisce questo Fronte della Gioventù con la partecipazione non solo di tutti i giovani dei partiti,
ma anche con la partecipazione di due sacerdoti che saranno importantissimi nella storia della Chiesa, diciamo, perché uno è stato il più grande poeta cattolico di questo, del Novecento, il secondo Novecento, il primo Novecento il più grande poeta era stato Zebova, il più grande poeta cattolico, e nel secondo Novecento padre Davide Turoldo, uno dei fondatori del Fronte della Gioventù, l'organizzazione della Resistenza, insieme con padre Camillo De Piazza, poi ad altri che forse avete conosciuto, alcuni di quali diventeranno celebri, come il regista Pontecorvo, poi naturalmente Curiel, che era un fisico ucciso dai tedeschi e dai nazisti, dai fascisti. Dunque io durante quel periodo ero partigiano, diciamo, partigiano di città, perché era una cosa molto difficile, diceva due polpettine, lì si mangiava, in quel periodo nell'Italia del Nord si mangiava, si fumava la paglia, i ragazzi dovevano dimostrare di essere buoni, fumavano, ma fumavano la paglia, e mangiavano dei panetti fatti in grande misura di segatura. Beh, quando, soprattutto se non ci avevano le tessere annonate, io ero stato incarcerato dai fascisti, avevo 17 anni, e ero liberato dal Corvo ed ero andato a Genova perché con la mia famiglia eravamo stati a Genova quando ero ragazzo, quindi conoscevo la città. E in quell'inverno del 44 non c'era niente da mangiare, c'era una fame spaventosa e bisognava temporaneamente. E questa resistenza unitaria è stata strepitosa, ma è continuata dopo. Il libro che io raccomando, come è stato già, perché è un libro fatto, diciamo, con passione anche, ecco. E si legge un fiato, tra l'altro, non ho letto tutto, quindi si legge un fiato e ha questa capacità di ricostruire un clima perché riporta queste testimonianze. Naturalmente gli autori stessi, scegliendo i brani, non possono riportare tutte le lettere che hanno letto, tutti i documenti, naturalmente scelgono secondo l'animo loro, vero? Ma quale che sia, diciamo, l'intenzionalità dell'autore, viene fuori un quadro molto molto interessante. Dunque, nel dopoguerra questa unità che si era determinata nella resistenza tra tutte le forze antifasciste continua. C'è scritto nel libro che le manifestazioni per la Costituente furono organizzate, c'è un dubitativo, ma furono organizzate dai comunisti e dai socialisti, non è così. Furono organizzate da tutti i partiti antifascisti. Io personalmente, che avevo 18 anni, ma come vi ripeto, ero già un po' avanti, facevo il generatore capo dell'unità di Genova allora, ebbi un incarico insieme con Taviani, che era più anziano di me, che era un, come voi ricorderete, una gente di cristiano di grande prestigio già allora, che veniva dalla resistenza. Taviani era già professore, io ero soltanto studente universitario, ma già con delle responsabilità politiche. Insieme con Taviani facemmo a Genova il numero unico per la Costituzione. Taviani era un po' sospettoso nei confronti di questo ragazzo comunista, che aveva queste responsabilità, ma insomma abbiamo lavorato insieme e la manifestazione per la Costituente che si tenne a Genova, come quella che si tenne a Milano, a Torino, in tutta l'Italia settentrionale, era una manifestazione di tutti i partiti del Comitato di Liberazione Nazionale, tutti i partiti e tutti i fascisti. Naturalmente questo libro è importante perché secondo me innanzitutto ci ricorda da dove veniamo, da quale disastro, perché oggi ho visto persino che c'è un uomo politico che fa le citazioni pur senza nominare,
la recitazione, infatti, che per uno come me, diciamo, sono raccapriccianti, vero? Perché molti nemici molto onore, no, insomma. Oppure, per fortuna non è stato citato se avanzo seguite, ma insomma ci siamo quasi vicini, vero? E su queste frasi nacque la guerra, sul nazionalismo sfrenato, sullo sciovinismo, prima l'Italia, prima l'Italia, naturalmente se prima è l'Italia, prima la Germania, se prima la Russia, prima l'America, prima questa, poi se la fine del male. Ma comunque, fatto sia che ci ricorda da dove veniamo, questa guerra era stata una catastrofe, avevamo perso dappertutto, in Grecia ci avevano cacciato, abbiamo dovuto chiedere il soccorso, dovete lo chiedere ai fascisti, il soccorso ai tedeschi, in Francia, li abbiamo aggredito la Francia quando i tedeschi erano già quasi a Parigi. E allora abbiamo dichiarato guerra alla Francia, la Francia non ci ha mai perdonato. Quando voi sentite le volte che i francesi, è perché da allora viene questo sentimento di questo gesto incredibile, vero? E per me, non tanto ce l'avevo fatto, prego, è difficile suonare, è difficile suonarlo anche, insomma, perché purtroppo questi eserciti farfazzolanti, nonostante l'egoismo di tanti ragazzi, questo l'ha detto, non sa, insomma, eccetera. Quindi in questo dopoguerra c'è stata questa cosa, e naturalmente tante cose non si potevano dire in questo libro. Per esempio, si ricorda in questo libro questi brutti episodi fatti da ex partigiani o da gente che non era stata partigiana, eccetera, cioè gli ammazzamenti, le cose sono conseguenze della guerra, ma non sono conseguenze della guerra, sono conseguenze di quello che era successo prima. È difficile capire quello che è successo dopo senza sapere cosa è successo prima. Io con i miei occhi ho visto a Milano quei ragazzi buttati lì, fucilati, buttati in piazzale Roveto, con le mosche che arrivavano, i parenti che volevano portare quei corpi, che venivano spinti a calci, una scena spaventosa. Oppure a Genova il massacro di tanti ragazzi, di tanti giovani, eccetera, facciamo perdere. Comunque questo libro ci dà questa idea, anche se naturalmente tante cose non si possono dire, per esempio è stato difficilissimo il disarmo dei partigiani, perché chi ha le armi in mano non le vuole mollare, e non si capisce bene neanche come che cosa la signora De Gasperi, l'amica carissima, ha citato quell'episodio della. Ma il Partito Comunista non era un monolite, come si dice, come non lo era la Democrazia Cristiana. Dossetti, che poi farà il sacerdote, c'era la via del sacerdozio, aveva l'idea che i comunisti non andavano bene, ma bisognava superare i comunisti da sinistra, perché i comunisti erano burocrati, erano poco attenti ai problemi dei lavoratori. La Democrazia Cristiana doveva essere un partito più di sinistra. Ecco un incontro tra Dossetti e Togliatti, che ha ricordato. Dossetti poi appunto non ce la farà su questa linea, anche se la sinistra democratica cristiana sarà una realtà molto importante, niente veniva dalla sinistra democratica cristiana, eccetera. Sì. Quindi questo dopoguerra è stato ricco di tragedie spaventose, ecco, diciamo la verità. Ma contemporaneamente, ecco la cosa importante di questo libro, anche di novità straordinarie. Questa fervore di iniziative che ricorda uno dei capitoli del libro, che è stato ricordato anche nell'apertura, non è successivo al 1946, già nel 1946 avete sentito Ferrari, le sorelle Fendi, Emiliano,
italiana di origine, ma residenti a Roma, la fotografia Alfano una casa di moda, Panciano una casa di moda, eccetera, insomma le cose che avete anche sentito. Quindi fu una dopoguerra di grandi tragedie, di grande povertà, di grande miseria, di grande fame anche, ma contemporaneamente fu anche un periodo di importante unità degli italiani, di importante unità, ecco. Naturalmente c'erano queste organizzazioni come l'Uomo Qualunque, eccetera, non tanto i monarchici, con i monarchici avevamo combattuto insieme, la resistenza in Italia è stata fatta dai comunisti ai monarchici, quindi con i monarchici c'era dissenso ovviamente perché i partiti erano partiti della CNN in maggioranza erano per la Repubblica, la stessa Democrazia Cristiana era per la Repubblica anche con qualche dubbio di De Gasperi, ma anche De Gasperi in sostanza aveva tenuto unito il suo partito perché c'era un'ala eccetera, ma questa unità e questa capacità che si è mantenuta dopo la cacciata del governo dei comunisti. Onorevole Tortorella, io a questo punto concluderei con la sua testimonianza che è stata importantissima.